una decisione che ho coltivato nell'ultimo anno e mezzo, da quando, dopo l'ultima crisi a livello comunale, ruppi con la PDL, ma più che dire che sia stato io a rompere con la PDL, è stata la PDL che ha deciso di non supportare il sindaco, un sindaco che per la prima volta dopo 15 anni aveva portato il centrodestra a vincere le elezioni a Menfi dopo l'era Lotà e l'era Buscemi. Cioè, Menfi non aveva amministrazione di centrodestra da più di 15 anni. Non ha fatto altro che riportarmi a quelle che sono le mie radici, a quelle che sono state le radici che da sempre hanno sostenuto me e la mia famiglia, e riportarmi quindi in quell'alveo che è quello dei moderati e dei cattolici, di cui sicuramente l'UDC incarna la migliore tradizione. La politica deve avere il suo respiro, e questo che è l'insegnamento che ci viene da chi ha una storia e da chi ha una tradizione, e chi poi nella politica questa tradizione e questa storia se l'è portata dietro. Cioè non si viene esclusivamente al mondo del tecnicismo, perché in un certo momento della vita, quando dobbiamo fare delle mega ristrutturazioni di qualunque tipo esse siano, accettabili o non accettabili, si tira fuori la vicenda del tecnicismo. No. Devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro che si sta facendo in tutte le realtà territoriali perché oggi c'è una grande attenzione, un grande interesse nei confronti dell'UDC. Ci sono tante adesioni che sono adesioni convinte per una semplice ragione, perché noi non siamo un partito di governo e quindi non essendo un partito di governo, le adesioni che vengono al progetto politico di Pier Ferdinando Casini, che è, diciamo, tra l'altro l'animatore, mi sia consentito di dire, più qualificato e importante del terzo polo, sono adesioni ovviamente che nascono da un sentimento di condivisione di un modo di far politica e di un progetto che giorno dopo giorno, con grande difficoltà, stiamo cercando di radicare nel Paese.